Buonasera a tutti, siamo molto onorati di avere oggi qui con noi due grandi nomi del giornalismo nazionale. Presentiamo infatti il libro di Marcello Sorgi e Mario Pendinelli, Quando c'erano i comunisti, i 100 anni del PC tra cronaca e storia. Lo facciamo appunto con due protagonisti di assoluto rilievo del giornalismo, che sono appunto Marcello Sorgi, già direttore del TG1, e Lucia Annunziata. Potrei dire moltissimo di loro, ma per mantenere i tempi stretti ed entrare subito nel vivo della nostra conversazione, che toccherà molti temi, perché è un libro che tratta appunto questi 100 anni, ma anche il nostro momento presente, persino il Covid. Marcello Sorgi, già direttore del TG1 e del giornale Radio Rai, editorialista della Stampa, cronista parlamentare, corrispondente di Londra, da Londra, pardon, e Lucia Annunziata, che è una grande giornalista, anche lei molto nota, scrittrice, conduttrice ad oggi della trasmissione Mezz'ora in più, corrispondente all'estero di numerosi quotidiani nazionali ed editorialista. È una figura di spicco, come dicevo prima, tanto Marcello Sorgi quanto Lucia Annunziata del giornalismo nazionale, e visto anche, come dire, il luogo che ci ospita, ovvero la Biblioteca di Lettere, Beni Culturali e Scienze della Formazione, siamo qui appunto a presentare un libro, e lo facciamo in compagnia del magnifico rettore, professor Pierpaolo Limone. Gli cedo subito la parola. Prego, prego, magnifico. Grazie Rossella, grazie soprattutto ai nostri ospiti che sono qui oggi appunto per presentare questo bellissimo libro. Devo dire, uno degli elementi che mi ha colpito nella lettura di questo libro è stata la figura di Gramsci per come viene tratteggiato. E devo dire anche la parte introduttiva, i primi capitoli dove Gramsci, ventenne, inizia a studiare all'Università di Torino, studia peraltro lettere che adesso noi siamo qui nel Dipartimento di Studi Umanistici, quindi c'è una continuità in qualche modo ideale e abbiamo alle nostre spalle libri che probabilmente erano presenti anche nelle collezioni che avrà avuto fra le mani lo stesso Gramsci. L'idea di questo racconto, di questi 100 anni della storia del comunismo, che iniziano e si chiudono peraltro sulla figura di Gramsci, che mi sembra così centrale appunto in questa narrazione, e il tratto umano anche che emerge, quasi la simpatia che secondo me si legge tra le pagine nei confronti di questa figura così importante. Ecco, questo diciamo è uno degli elementi che personalmente almeno mi ha colpito molto leggendo il libro. Mi piacerebbe appunto avviare questa conversazione partendo proprio da questo punto di vista, se i nostri ospiti vogliono. Bene, grazie, magnifico. E siccome la telematica prevede un ponte di connessione tra quello che possiamo definire uno studio, in realtà, appunto, come dicevo, è la sede della biblioteca, passo subito la parola a Lucia Annunziata per il primo giro di domande e vediamo di entrare subito nel vivo di questa pagina importante della nostra storia italiana. Prego, dottoressa Annunziata, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, grazie a Marcello e grazie a Marcello per aver scritto questo libro anche perché in verità Marcello sono 100 anni del PC, ma sono 100 anni del nostro paese. È difficile staccare, come dire, le storie dell'Europa, dei comunisti, le storie complessive che in questi 100 anni ci sono stati. Ringrazio dell'invito, ringrazio anche, raccolgo subito la palla che mi ha dato il Magnifico. Non avevo mai sentito nessuno che venisse chiamato così, per cui approfitto di dire il Magnifico, Rettore, perché effettivamente credo che uno dei pezzi pregiati del libro di Marcello Sorgi e di Mario Pendinelli è proprio aver insistito e quindi aver riportato di nuovo alla nostra attenzione la figura di Gramsci. In realtà il libro non è un libro di politologia soltanto, per fortuna. Marcello Sorgi è una persona che ha una grande mano sulla narrativa, ne ha fatti tanti di libri in cui per l'appunto la narrativa è il centro anche dell'analisi politica. In questo caso ripete, diciamo, la magia. Ci sono tanti caratteri in questa storia, i comunisti, non a caso, non soltanto i segretari del Partito Comunista, centrato moltissimo su queste storie, l'analisi politica, ma ci sono tre figure fondamentali. La prima è Gramsci, che ci portiamo avanti davvero fino a quando poi viene arrestato nel 26 e poi, diciamo, esce di scena con la sua condanna.
Togliatti e poi Berlinguer. Intorno a queste tre persone si muovono i racconti dei grandi nomi che hanno fatto la storia di questo paese, comunisti ma profondamente intrecciati con tutta la classe politica dirigente di questo secolo del nostro paese e dell'Europa, e anche intrecciati, seppur come avversari, con il crescente, diciamo, e poi dominante movimento fascista, ma anche intrecciato con quello che è stato la nascita, lo sviluppo e per certi versi anche il decadere della rivoluzione sovietica, allora si chiamava sovietica, oggi parliamo molto più di Russia. Al di là dunque delle persone, secondo me, dietro questi caratteri e le ragioni anche per cui secondo me loro, Marcello, non so, questa è una domanda che poi ti faccio, la prendo lontana. Secondo me questo essere partiti così bene, intensamente su Gramsci, in verità è anche il profilarsi di una tesi che tu hai, perché la tesi sul Partito Comunista dalla sua nascita in poi l'abbiamo visto quest'anno, perché c'è stato un fiorire di grandi iniziative, scritte, verbali. Peccato che il Covid ha un po' poi distrutto questo anniversario. Le tesi intorno al Partito Comunista ritornano a essere straordinariamente le stesse dopo 100 anni, ed è l'anima del Partito Comunista Italiano, è stata più, diciamo, moderna, nel senso di essere un'anima, diciamolo così, gramsciana, da qui l'attenzione su Gramsci, o è stata più comunista barra sovietica? Questo è il filone che sostiene il libro, secondo me, no? Cioè, poi volevo sapere se questo è quello che intendevate fare, nel senso che fin dall'inizio Marcello pone la sottolineatura, e ricordiamo, vorrei ricordare, Marcello non solo scrive da sempre per la stampa, è stato anche il direttore della stampa. La sensibilità di qualunque direttore della stampa per Gramsci, per il Biennio Rosso, per la creazione della Fiat, che sono altri tre elementi che un po' in qualche modo si tengono insieme, viene fuori molto bene. C'è un Gramsci importante perché è un Gramsci che viene delineato per quello che tutti noi conosciamo, cioè un teorico pre-comunista di quello che è la democrazia di base. E né poteva essere differentemente, perché i consigli operai crescono sotto gli occhi di Gramsci, crescono a Torino. A un certo punto, a Torino, durante il Biennio Rosso, ci sono 25.000 metalmeccanici, cioè una vera e propria elite operaia che fa le occupazioni, che porta avanti quello che felicemente, diciamo, nel libro viene definita la fabbrica come luogo dove si incontra la modernità, e si sperimenta la modernità, ma si sperimenta anche insieme alla modernità un diverso tipo di democrazia. Ecco, lo dite in maniera un po' più, diciamo, più lunga, però questo è il discorso. Per cui Gramsci, da una parte, come l'uomo che aveva capito, o perlomeno pensava, che l'evoluzione dell'impegno politico a favore, diciamo, delle masse fosse legata alla capacità di queste masse di autodeterminarsi. Dall'altra parte, la nascita e la crescita di un'esperienza, prima con Lenin e poi, dopo la morte di Lenin, con Stalin, di una rivoluzione che diventa sempre più autoritaria, sempre più involuta e paradossalmente anche più perdente. Perché quello che succede è che dopo la rivoluzione russa, la famosa rivoluzione che doveva incendiare l'Europa e il mondo, non solo non incendia l'Europa e il mondo, ma perde partite politiche in vari paesi, tra cui il più importante probabilmente è la Germania. È Weimar, è la Germania, il movimento spartachista prima, Weimar dopo, eccetera. Quindi quando Gramsci esce di scena con la sua morte, esce di scena anche sto cercando di fare una sintesi per chi non l'ha letto, così si capisce, esce di scena anche la discussione, la vecchia discussione sul movimento operaio e i consigli, ma rimane il Partito Comunista Italiano un po', come dire,
un po' in mezzo al niente in questa discussione, impigliato nello stalinismo. E qui c'è la figura di Togliatti, che porta con sé lo stesso tipo di discussione, lo stesso tipo di discussione, ma su versanti molto più scivolosi, perché Togliatti è un uomo che viene scelto da subito per stare a Mosca, anche Gramsci sarà a Mosca, ma Togliatti cresce dentro Mosca, eppure Togliatti, e io su questo sono d'accordo, Marcello, credo che avete fatto un'operazione buona su Togliatti. Togliatti piano piano, ma chiaramente, riesce a sottrarsi alla Russia. Quando arriva nel 1944, porta in Italia non l'ordine a Stalin, che era molto chiaro a quel punto, utilizzare i combattenti che avevano fatto la resistenza, incendiando l'Italia, cioè utilizzando questo per farla trasformare in una crisi, diciamo, in una crisi rivoluzionaria. Non lo fa, non lo fa da ministro di giustizia. Il suo grande primo atto, che è un atto questo sì rivoluzionario rispetto al suo paese, rispetto al suo paese di riferimento, che è la Russia, invece firma il perdono per i dipendenti della pubblica amministrazione, quindi di fatto dando il via a una politica si incatenasse intorno alla Costituzione, quindi una vera, diciamo, partecipazione democratica. Lungo questa scena poi seguiamo il terzo passaggio, che è il passaggio di Berlinguer, che nonostante arrivi molto tardi è ancora stretto dentro questo rapporto tra l'Unione Sovietica e l'Occidente, tanto è vero che, come vi ricordate, insomma, quando lui fece la famosa intervista sulla NATO, dicendo che si sentiva meglio e più indipendente sotto l'ombrello della NATO, questo divenne, come dire, quasi un ulteriore, non solo un momento di scandalo e di disorientamento, ma una questione che fu, una questione che divenne di nuovo scandalosa e tesa a quel punto con l'Unione Sovietica, anche se non c'era Stalin. Quindi è un grande, si ferma a Berlinguer e alla sua morte, poi c'è, come dire, un cambio drastico, poi viene, come dire, il crollo del muro, poi viene il terrorismo prima, il crollo del muro, il passaggio finale di Berlinguer è un passaggio per il PC molto affannato. Però, per l'appunto, secondo me la parte interessante di questo libro è che riesce ancora a far capire con il racconto, ma senza dare soluzione, questa doppia anima che ha vissuto sempre nel Partito Comunista Italiano, che probabilmente è anche la ragione per cui è stato un partito più longevo e anche più, diciamo, è anche più capace di produrre consenso con tutte le sue crisi. Marcello, ho letto bene il tuo libro? Mi sembra, mi sentite? Sì, Sì. no, mi sembra che l'hai detto benissimo. Voglio innanzitutto salutare il Magnifico, gli altri rappresentanti dell'Università di Foggia, tutti gli altri che sono in ascolto, ringraziare di questo invito, ringraziare ovviamente Lucia di questa lettura così attenta. Io vorrei ricordare un dettaglio che forse può servire a capire il senso di questa, capire meglio il senso di questa conversazione. Né io né Lucia abbiamo mai appartenuto alla militanza e alla storia del PC. Lucia è stata una dirigente del Manifesto, io per generazione, come Lucia, sono stato un militante del 68, poi ho cominciato giovanissimo a lavorare e lì forse ho potuto capire da vicino perché il giornale per cui ho cominciato, che era il giornale L'Ora di Palermo, era posseduto al 100% dal Partito Comunista. Quindi ho visto un po' dall'interno che cos'era il PC e che cos'era il conflitto all'interno del PC. Questo libro nasce da un appendice che contiene, che è l'intervista di Mario Pendinelli, che vi saluta e che purtroppo non ha potuto essere qui perché ha subito un piccolo intervento ed è in convalescenza, ma sta bene, sta benissimo. Nasce da questa intervista che Mario Pendinelli fece con Umberto Terracini nel 1981. Intervistare un dirigente del PC di quella
levatura, a quei tempi era molto difficile. Terracini era uno dei quattro fondatori del PC, era uno che aveva conosciuto Lenin, che aveva conosciuto Stalin, che parlava con una grande libertà di quella sua esperienza. Per esempio, diceva che Togliatti non aveva coraggio fisico, e questo ci tornerà nella nostra ricostruzione del PC. Perché dico che è importante che né io né Lucia abbiamo vissuto quell'esperienza? Perché comunque chi non l'ha vissuta ha vissuto di solito delle esperienze antagonistiche, cioè ha sviluppato una forma di anticomunismo di sinistra che invece non appartiene né a me né a Lucia. Io con Pendinelli abbiamo scritto un libro giornalistico di ricostruzione più cronistica che storica. Abbiamo letto molto, abbiamo parlato molto e ci siamo convinti di una cosa che Lucia ha individuato subito. Infatti, quando si dice Gramsci, si dice anche che la data di nascita del PC, quella che è stata celebrata quest'anno il 21 gennaio 1921 con il centenario della scissione di Livorno, la data di nascita non è quella. La vera data di nascita è a Torino ed è la data di nascita del giornale di L'Ordine Nuovo, che era un giornale diretto da Gramsci, di cui erano condirettori Terracini, Tasca e Togliatti. Questo gruppo di quattro ventenni assistono alla trasformazione di Torino, assistono cioè all'arrivo impetuoso di una ventata di modernizzazione, per cui in una città che tutto sommato non è neanche una delle più grandi città italiane, improvvisamente nasce la fabbrica, la catena di montaggio, l'aristocrazia operaia che Lucia ricordava e soprattutto quel meccanismo del capitalismo per cui una persona che è stata povera a poco può partecipare al reddito prodotto dalla fabbrica e trasformare la propria condizione economica. Ecco, Gramsci vede questo e pensa che tutto questo sia un valore, cioè che la fabbrica non vada distrutta. Io ho avuto delle grandi discussioni nelle presentazioni di questo libro e mi hanno detto: ma loro la occupavano la fabbrica? Sì, la occupavano, ma non la volevano distruggere. Dopo averla occupata se ne pentivano anche, perché loro pensavano di poterla governare. Cioè pensavano che il fondatore di quell'impero capitalistico, che si chiamava Giovanni Agnelli, il senatore, avrebbe dovuto ascoltare questi giovani ventenni che erano dei geni, dei personaggi assolutamente eccezionali, e avrebbe dovuto consentire che la fabbrica prima e poi la società fosse governata dai consigli di fabbrica, cioè da degli organismi democratici di base che comunque dovevano fare riferimento alla classe operaia. Naturalmente il senatore Agnelli, ma anche gli altri padroni di quel tempo, non avevano nessuna intenzione di accettare questo tipo di democrazia di base, e di qui nasceva il conflitto. Il conflitto qualche volta sfociava anche nelle occupazioni, di qui nacque il Biennio Rosso, però senza che mai, mai Gramsci e i suoi compagni pensassero di poter fare la rivoluzione. Ecco, su questo il libro che avete tra le mani è un libro che sostiene una tesi diversa da tutte le altre che sono state sostenute dai libri pubblicati in occasione del centenario. Perché noi siamo convinti che il Partito Comunista non nasce rivoluzionario. Ci sono stati perlomeno 7-8 libri pubblicati, ma anche libri molto ufficiali pubblicati dall'Istituto Gramsci, che hanno sostenuto che la storia del PC è dalla rivoluzione alla democrazia. Invece no, noi sosteniamo che la storia del PC è democratica fin dall'inizio ed è democratica, diciamo anche socialdemocratica, cioè attenta allo sviluppo del capitalismo e attenta alla fabbrica come valore. Mi è capitato di litigare, che so, con Piero, litigare affettuosamente, così intellettualmente, con Piero Fassino, che dice: ma cosa dici? Il PC era iscritto alla Terza Internazionale. Sì, era iscritto alla Terza Internazionale, però nel 1921, quando Gramsci va a incontrare Lenin e quando Lenin si è convinto, non si sa perché, di esportare la rivoluzione russa in Germania, in Polonia, in Ungheria e poi in Italia, soprattutto in Italia, dove i socialisti hanno vinto le elezioni del 1920 con il 36% dei voti, tocca a Gramsci dire a Lenin: guarda che vi sbagliate, in Italia sta arrivando il fascismo e vi dovrete presto dare da fare per ospitare tutti noi dirigenti del Partito Comunista che dovremo scappare dall'Italia. E
È esattamente quello che sta accadendo, no? Perché dal 1921, 20, 21 fino al 1944, i dirigenti comunisti, quelli che riusciranno a scappare, quelli che non finiranno in galera o al confino o morti, come Gramsci, che non muore in carcere proprio per un soffio, ma insomma in carcere peggiora le sue condizioni di salute fino a uscirne quasi in agonia. Ecco, quei dirigenti comunisti che si salvarono dal carcere o dal confino, e poi rifondarono il Partito Comunista. Bene, quelli lì sapevano di non avere davanti un avvenire rivoluzionario, ma di avere davanti, se gli fosse andata bene, e gli andò abbastanza bene, un avvenire democratico. Questa è la nostra tesi. Credo che questa tesi nasca da quello che vi dicevo prima, cioè dal fatto di non aver condiviso la storia del PC e averla soprattutto studiata sui libri e sulle testimonianze. Perché si è tentato di ricostruire la storia del PC come la storia di un partito rivoluzionario che a un certo punto diventa democratico, ma è evidente, perché naturalmente se il partito è stato rivoluzionario dall'inizio fin quasi alla fine, ed è stato rivoluzionario al punto che non è riuscito a trasformarsi compiutamente in democratico, tanto che al momento del cambio del nome finisce quel partito, la storia vera, la parte più democratica di quella storia è la storia di quelli che hanno fatto la sinistra di governo, cioè della generazione che dopo la morte di Berlinguer si fa carico di una molto onerosa, di un molto oneroso passaggio politico che porta anche a una scissione, alla nascita di Rifondazione Comunista, però fa nascere un partito democratico di sinistra che poi si chiamerà semplicemente DS e che sarà il partito che governerà l'Italia in alternativa a Berlusconi per 7 di quei 20 anni che è durata la Seconda Repubblica. Quindi io mi rendo conto che oggi chi commemora il PC, essendone stato giovane membro, parlo della generazione appunto dei Fassino, dei D'Alema, dei Veltroni, di molti che trovate intervistati in questo libro, tendano a dire: ma non è così. Il partito era rivoluzionario e noi l'abbiamo trasformato in partito democratico. Mi rendo conto perché è una forma di rimozione, ma la verità è che il partito nasce democratico. Togliatti. E Togliatti, dal punto di vista di questa tesi, ovviamente Togliatti è una contraddizione, perché Togliatti sta per 17 anni a Mosca, siede accanto a Stalin, anzi siede più accanto a Stalin che accanto a Lenin, che muore praticamente poco dopo che lui arriva a Mosca. E condivide alcune delle peggiori efferatezze fatte da Stalin nei confronti anche dei comunisti italiani. Quando Davide Raiolo, un intellettuale, uno scrittore, che è stato anche dirigente comunista, gli chiederà: ma tu, alla fine, non potevi ribellarti? Lui risponde: ma se io mi fossi ribellato, mi avrebbero ammazzato. E quindi, per non farsi ammazzare e per mancanza di quel coraggio fisico che Terracini ricorda nella bellissima intervista che appendice a questo libro, e per mancanza di quel coraggio fisico, Togliatti condivise alcune delle peggiori efferatezze ed ebbe anche un rimorso tale che prima di morire scrisse il Memoriale di Yalta, che è sicuramente il punto di partenza dell'allontanamento del PC da Mosca. Perché noi abbiamo fatto finire, anche in questo Lucia è stata una lettrice molto attenta, perché abbiamo fatto finire il libro con la morte di Berlinguer, non il libro, la storia del PC con la morte di Berlinguer, tanto che altri che l'hanno presentato hanno detto: ma Occhetto, ma come, ma il cambio di nome, ma la svolta, la Bolognina, tutte cose che noi raccontiamo in 2 o 3 pagine, non perché non siano importanti, ma perché Berlinguer è l'uomo più tragico di tutta la storia. Berlinguer è l'uomo che vorrebbe, ma non riesce a fare. Vorrebbe cambiare il nome del partito, ma non lo fa. Vorrebbe trasformare il partito in una cosa democratica, ma non ci riesce. Non si rassegna a farne un partito socialista perché accanto a sé ha Craxi. E il confronto con Craxi gli fa perdere lucidità. Certo, nessuno di noi potrebbe sapere che cosa sarebbe stato Berlinguer se non fosse morto a 62 anni in quel modo tragico, quella sera a Padova, in un comizio della più dura campagna elettorale della sua vita, appunto la campagna elettorale contro Craxi. Però quello che è sicuro è che quello che fece si ferma a un certo punto e si ferma dentro l'orizzonte comunista. Cioè, quando uno guarda con gli occhi di oggi che Berlinguer
pur di non confrontarsi con i socialdemocratici e i socialisti che in quel momento governano 13 paesi su 15 dell'Europa, preferisce fare l'eurocomunismo e lo fa insieme a Marché e a Carrillo, che sia detto con tutto il rispetto, erano due vecchi arnesi, cioè che non avevano niente a che vedere con lui. Ecco, quando Berlinguer fa questa cosa vuol dire che non riesce a uscire da quell'orizzonte. In fondo non sale sul treno che la storia gli ha fatto passare davanti, eppure essendo un grandissimo leader, perché Berlinguer è enorme. Berlinguer è l'uomo che nel 77 si presenta a Mosca e dice: noi crediamo che la democrazia sia un valore fondamentale. E dalla sala in cui siedono le delegazioni comuniste di tutto il mondo si alza un brusio e poi praticamente lo fanno smettere di parlare perché quelli non sono affatto democratici. Berlinguer è quello che nell'81 fa lo strappo con Mosca, smette di ricevere i soldi da Mosca, mettendo il partito a rischio di una crisi finanziaria. Bene, tutte queste cose le fa, ma non è capace di fare il passo definitivo. Quindi io mi riconosco in pieno nella lettura che Lucia ha dato di questo libro, ma avverto i lettori che, come ha detto Lucia e come io penso di avere confermato, questo libro contiene una tesi originale che a qualcuno può piacere e a qualche altro no. Volevo prima di passare, perché volevo come dire, sentire, volevo semplicemente riportare dentro un paio di cose che sono una gustosa, un'altra forse omissiva nel libro, anche per non essere completamente, come dire, condiscendenti e favorevoli con gli autori. Dunque, secondo me una cosa omissiva, Marcello, è stata da parte vostra, anche se eravate più o meno alla fine, dalla sottovalutazione del rapimento Moro e della presa di posizione che il rapimento Moro fu per costituì per il PC. Perché il fatto di aver partecipato alla, diciamo, alla difesa dello Stato in quel momento in maniera anche molto attiva, di fatto quello secondo me segna il momento in cui il Partito Comunista ha varcato la soglia occidentale pienamente dalla parte dell'Occidente. Insomma, tanto è vero che poi in quel periodo lì arriva a una punta di grande conflittualità il rapporto tra non solo e non tanto tra PC e terroristi, quanto tra PC e movimenti, quando il movimento prima del rapimento di Moro negli anni nascenti e salenti degli anni 70 fino al rapimento Moro del 78, secondo me quello è un momento che definitivamente poi segna, anche prima del cambio di nome, eccetera, eccetera, l'approdo del PC. Mentre invece la cosa lo dico per le donne che ci stanno ascoltando. Mi è piaciuto molto il fatto che abbiate sottolineato un'altra grande contraddizione del mondo comunista, che da una parte Lenin diceva niente, noi non siamo per il libero amore, e poi tutti loro incasinarono famiglie, sorelle, se sposarono, non si sposarono, se presero l'amante di questo, fecero figlia con quel, cioè ebbero una vita sentimentale super maschilista, da Me Too all'esplosione, si direbbe oggi, in una situazione in cui però si diceva che il comunismo non doveva, come diceva Lenin, non doveva assolutamente essere a favore del libero amore. Questo, diciamo, questa è una cosa molto interessante, fanno capolino lì grandi figure femminili, molte delle quali super maltrattate, diciamoci la verità, tanto potenti quanto anche per certi versi maltrattati. Magnifico rettore, le è venuto in mente qualcosa con tutte queste chiacchiere? In realtà a me quello che stupisce nella lettura del libro è l'enfasi che è posta, per esempio, su questi corpi intermedi, no? Che nell'epoca erano così importanti, cioè i consigli di fabbrica, i momenti di ascolto e di elaborazione della questione pubblica, della questione politica, che servivano per costruire
una classe dirigente intermedia, no? Tra chi aveva il potere economico e chi era semplicemente un servo all'interno di quella società di 100 anni fa. E come il lavoro del PC e anche di Gramsci, anche dei giornali dell'epoca, era tutto orientato per costruire questa classe intermedia di operai altamente qualificati che avessero la possibilità di elaborare un pensiero politico autonomo, e come invece nella contemporaneità si vada verso la disintegrazione di questi corpi intermedi, perché sono ritenuti invece ostacolo per l'elaborazione appunto politica. Credo che questo sia forse un segno del tempo di come questi 100 anni abbiano interpretato diversamente la qualità riformista. Non lo so, questa era la riflessione che mi veniva da fare. Professoressa Palmieri, visto che Sì, c'è. io grazie dottoressa. Allora, a me è piaciuta moltissimo la curvatura che lei ha dato nella presentazione, una pagina estremamente complessa di storia, ma mi è piaciuto anche l'entrare e uscire da parte dei due autori e nel grande tema della contemporaneità. In realtà si parla anche di Covid, una cosa, e poi anche di giovani, perché insomma parliamo di ventenni, ventenni di oggi forse sono un'altra cosa, un'altra generazione ancora. Anzi, approfitto per salutare sia gli studenti italiani a Londra, sia i nostri studenti universitari foggiani. Mi ha colpito le primissime pagine del libro, quando si parla del capitalismo che abbandona la dimensione del benessere diffuso per diventare poi estremismo liberista, e quindi non si vince in questi casi, leggo testualmente, né il capitalismo né la sinistra perdono insieme e perde la società. E poi un'altra suggestione che mi viene, ecco perché per entrare appunto nel grande tema della contemporaneità, quando l'autore Marcello Sorgi parla delle macerie della finanza creativa, la grande bolla della finanza creativa tra il 2007 e il 2009. Ecco, mi interesserebbero un po' queste due suggestioni da parte dell'autore. Se posso, prima di dare la parola a Marcello, visto che sono 36 e vorremmo fare, diciamo, non forse un'ora piena, ma se ci sono studenti che ci sentono da Londra o anche, credo, da voi, da Foggia, insomma, un paio di voi ci mandate delle domande, perché sennò sembra che stiamo dentro No, una bolla. senz'altro, e adesso le vediamo nel monitor, dottoressa Annunziata. Se me le... Sì, le sto appena vedendo nel monitor e quindi ne leggo la prima. Cosa rimane oggi del Partito Comunista Italiano? Magari gliele leggo tutte e tre velocemente. In che modo questo libro può farci guardare alle vicende di oggi con occhi diversi e offrirci una chiave interpretativa innovativa? E poi, alla luce del contemporaneo, possiamo affermare che i partiti, per essere tali, debbano trovare la loro ragione d'essere nella storia? Ecco, moltissimi spunti interessanti. Ecco, Marcello, queste te le lascio tutte e tre a Sì. te e così fai anche la conclusione. Dai. Sì, me le segno. Sì. Cosa è rimasto del Partito Comunista? No, comincio dalla prima, che era quella posta insieme dal magnifico rettore e dalla professoressa Palmieri, perché effettivamente il libro, diciamo, dopo la fine della storia del PC, ha un'altra fine che riguarda la grande crisi del capitalismo nel 2008. Crisi che ha anche un protagonista italiano, che noi abbiamo in qualche modo eletto a uomo simbolo di questa crisi, e che è Sergio Marchionne, l'amministratore, lo scomparso e anche compianto amministratore delegato della Fiat, l'uomo che salvò la Fiat da una crisi forse tra le peggiori che aveva conosciuto nella sua storia, ma anche l'uomo che era il simbolo del cosiddetto ascensore sociale. Cioè quel particolare modo di funzionare del capitalismo che consentiva appunto al figlio di un maresciallo dei carabinieri emigrato in Canada, e ovviamente particolarmente dotato quanto a intelligenza e voglia di studiare, di prepararsi, di competere e di diventare non solo l'amministratore delegato di un grande gruppo, sia pure in crisi, ma anche di diventare l'uomo che trasforma quel gruppo e lo espande a livello mondiale, entrando in confronto diretto con Obama, cioè l'uomo che salverà la Chrysler e la fonderà con
con la Fiat. E tutto questo avviene negli anni immediatamente successivi al 2008. Il 2008 è l'anno della Lehman Brothers, è l'anno della grande crisi finanziaria, è l'anno in cui lo stesso Obama al potere non è sicuro di farcela, cioè dopo la fine del comunismo sembra quasi di assistere. Non dico alla fine del capitalismo, ma appunto a una delle sue peggiori crisi. Allora, noi abbiamo voluto ripercorrere anche questo pezzo di storia recente per dire che quando il capitalismo si allontana troppo dalla sua vocazione originaria, cioè quella di produrre oggetti che poi vanno sul mercato e di cercare nelle leggi del mercato la ragione della sua esistenza, corre il rischio di sparire anche il capitalismo. In questo senso, il libro comincia e finisce con Gramsci, perché Gramsci è a quel capitalismo che si riferisce. Anche qui non potremmo mai sapere cosa avrebbe detto Gramsci del capitalismo finanziario e della crisi della Lehman Brothers, però noi che vi abbiamo assistito possiamo dire che in quella circostanza anche il capitalismo americano ha rischiato di piegarsi in due, insomma, di soffrire e forse di scomparire. Ci è sembrato. Qualcuno di quelli con cui abbiamo discusso questo libro ci ha detto: ma che c'entra? E invece c'entra, perché appunto nel periodo in cui questo avviene, la sinistra mondiale e anche gli eredi del PC scelgono di fare una sinistra, come dire, una sinistra che è un po' destra. Parliamo di Clinton, parliamo di Blair. Parliamo in Italia di D'Alema, cioè scelgono di fare una sinistra centrista, liberale, liberista, che pensa che la moltiplicazione, l'espansione a dismisura del capitalismo finanziario porterà tale e tanta ricchezza che la redistribuzione avrà risolto per sempre quello che era l'antinomia fra capitalismo e socialismo che ha accompagnato tutto il secolo breve, ecco, questa sinistra prenderà una grande musata, la prenderà il capitalismo, ma la prenderà anche questa sinistra liberale e liberista. E probabilmente è dall'uscita da questa situazione che comincia il problema nuovo di una ridefinizione della sinistra. Guardate l'Italia in questo momento, no? Cioè, il Partito Democratico ha avuto per segretario un uomo come Renzi, un centrista tentato dalla destra. Subito dopo ha avuto un segretario come Zingaretti, cioè un uomo tentato dal riportare il partito a sinistra, quasi alla sinistra del PC. E in questo momento è tornato ad avere un segretario che viene dalla tradizione cattolica, democristiana, ma che un po' si barcamena perché non sa verso dove portarlo. Cosa resta? La prima delle domande Sì, che cosa mi resta oggi avete del Partito Comunista del Italiano, del Partito PC? Comunista, cosa resta? Ma intanto resta un pezzo di storia importantissima, cioè sono 70 anni di storia che hanno al centro l'uscita dal fascismo, la nascita della Repubblica Italiana, la scrittura della Costituzione italiana, che sono tutti passaggi storici in cui il PC ebbe un ruolo, la lotta contro il terrorismo che ricordava Lucia, sono tutti dei passaggi storici in cui il PC ebbe un ruolo fondamentale, insomma, Togliatti e Terracini nella Costituente, ma anche dopo, insomma, cioè in tutto il senso di responsabilità che accompagna il PC nelle lotte dell'autunno caldo, anni 69, 70, l'esplosione del terrorismo, la tragedia di Moro, sono tutti passaggi in cui il ruolo del PC è fondamentale, assolutamente fondamentale. Quindi quando si riflette, si studia o si scrive sulla storia di quegli anni, per forza di cose ci si imbatte nella storia non solo dei segretari comunisti, ma anche dei dirigenti comunisti, di un'intera generazione che fece il PC. Per certi versi resta anche una radice, diciamo. Noi abbiamo posto a tutti i nostri intervistati una domanda, ma in fondo che cos'era il PC? E la risposta più semplice, ma anche secondo me più aderente alla realtà, ce l'ha data Veltroni.
che ha risposto, dice, era una comunità di persone per bene, no? E questo essere persone per bene in un'Italia in cui viene da citare il Presidente del Consiglio, non tutti erano brava gente, questo è già un ruolo importantissimo. Poi l'altra domanda, che rapporto devono avere i partiti? Quello è più complicato rispondere. È più complicato perché che cosa sono i partiti oggi? Sono ancora le organizzazioni previste dall'articolo 39 della nostra Costituzione o sono delle macchine di propaganda? E a me pare che negli ultimi tempi siano soprattutto macchine di propaganda, cioè macchine che fanno una campagna elettorale ininterrotta e che si confrontano soprattutto con i sondaggi. Questo stanno diventando i partiti in questa fase della nostra storia, in questa fase della nostra politica. Certo non va bene che sia così e quindi si vede dalla nascita di fenomeni di base. Quando io vedo le sardine, per esempio, le sardine sono una prova che il Partito Democratico non riesce a coprire tutto l'arco, tutto il pezzo di società che della sinistra italiana, no? E quindi a un certo punto alla sua sinistra, ma anche al suo sotto, al suo sopra, nascono fenomeni come quelli dei giovani che vorrebbero cambiarli e non trovano la strada, non trovano la strada, per farlo. Diciamo che la fase questa attuale è una fase complicata, un paese diretto da un uomo come Draghi. Draghi è un uomo di una grande statura internazionale, è stato presidente della Banca Centrale Europea, ha lavorato al Fondo Monetario Internazionale. All'ombra di questo governo, probabilmente i partiti dovrebbero cercare di ricostituirsi, di cambiare, di rigenerarsi, però non mi sembra che lo stiano facendo. Se abbiamo ancora qualche istante, perché io veramente vi ascolterei per ore, perché la visione così appassionata, lucida, puntuale, ripeto, di una pagina così complessa, mi interesserebbe però andare adesso, credo, verso la chiusura, ma chiedere sia a lei, dottor Sorgi, che alla dottoressa Lucia Annunziata, una cosa che è anche forse una curvatura letteraria, un tema di indubbio fascino, quindi la giro un po', non dico sulla letteratura, tra l'altro, dottor Sorgi, il suo testo mi è piaciuto, il suo libro mi è piaciuto perché ha affronta veramente una pagina complessa e lo fa con grande tessuto narrativo, con grande facilità, diciamo, ecco, è semplice apprendere quello che lei ci insegna così nella visione d'insieme. Sono a Grazie. pagina 7 dell'introduzione. Lei dice una cosa molto interessante, come tutto ciò che è connotato come crisi, pensiamo alla crisi del positivismo, piuttosto che la crisi del Covid o la crisi e la morte del PC. Ecco, si pone il grande tema delle certezze che si sgretolano, le famose certezze del Novecento, come lei stessa le definisce, un tema di grande fascino letterario, oltretutto tutti i topoi della modernità sono declinati attraverso l'immagine proprio della crisi della certezza. Ecco, mi interesserebbe una sua suggestione in tal senso, qualunque sia la curvatura che ne vuole dare, io l'ho curvata da un punto di vista letterario, magari lo può fare da un punto di vista politico, storico, quello della contemporaneità che ci attraversa, così come mi interessa anche il punto di vista della dottoressa Lucia Annunziata. Prima Lucia. No, Ah, Marcello, dalla difficoltà prima mia, sei scorretto. Questa è una no, sa, no, no, domanda se vuoi, no, se vuoi rispondo, complicatissima. no, se vuoi Vai prima rispondo io. su, La forte, mia, vediamo allora, che vabbè, cosa dici sulla la mia modernità risposta che è c'è, questa. sulla contemporaneità che ci attraversa. Allora, la mia risposta è questa, cioè che ovviamente una domanda come questa sarebbe uno spunto per discutere un intero pomeriggio, però la mia risposta è questa. Tra la fine del Novecento e l'inizio del secolo nuovo c'è una soluzione di continuità, c'è una rottura. Cioè no, no, la storia non fluisce normalmente o anche anormalmente, ecco, come un fiume in piena o come un fiume. No, cioè a un certo punto c'è come un'interruzione, no? Ed è la ragione per cui si parla del secolo scorso come il secolo breve, no? Cioè, è il secolo delle grandi dittature. È il secolo del ritorno alla democrazia, no, ma questo nuovo in cui stiamo vivendo è il secolo della comunicazione, no? E la comunicazione sta ponendo dei problemi enormi alla democrazia, perché la democrazia, l'informazione, la comunicazione sono strettamente connessi. Quindi quello che sta avvenendo sulla rete, adesso so che ci sono parecchi ragazzi che ci ascoltano e che probabilmente non sono d'accordo, ma quello che sta avvenendo sulla rete è
una forma di esaltazione e anche di esagitazione di informazioni che non sono verificate. E se tu tutti i giorni racconti delle storie che non sono vere e le metti nella testa dei ragazzi, ma più normalmente le metti nella testa della gente, è normale che poi le conseguenze siano imprevedibili. Io e Lucia siamo due giornalisti, per carità, ancora pienamente in attività, ma con qualche anno, anzi con qualche decennio di esperienza alle spalle. Ci piace difendere l'informazione professionale, cioè pensiamo che diffondere notizie vere, verificandole, spiegandole, rivelandole le fonti quando è possibile, sia un modo di avere un rapporto leale con i consumatori di informazione e con gli informatori di opinione pubblica. Questa non è più una regola, e naturalmente quando questa non è più una regola, succede quello a cui stiamo assistendo. Io invece Grazie. vorrei prendere questo da un punto di vista più di crisi delle istituzioni, che è stato un grande tema, una cosa che mi è più vicina, anche perché io essendo una giornalista mi annoio a parlare di comunicazione, cioè Marcello è molto più stoico di me, insomma, io invece sto lì come una che sta sotto una valanga e arriverà, speriamo di sopravvivere, insomma, no? Invece mi interessa moltissimo come, diciamo, questa rottura della storia, perché è stata una vera rottura, non so neanche come fanno i secoli a capire che devono rompere, perché ogni secolo c'è una rottura, no? Cioè c'è qualcosa di magico nella storia, cioè arriva il Novecento, boom, ci sono l'invenzione dell'acciaio, tutte queste robe, guerre, via, la crisi, cioè ci troviamo di fronte sempre, c'è qualcosa di intelligente, ma anche di... come dire, sarcastico, no? Nella storia su come gira le proprie pagine, insomma, trovo questa storia qui veramente, vista nella nostra vita, molto interessante. La parte che mi interessa è come la rottura degli anni 20 del secolo 2000, insomma, è essa stessa diventata irreversibile sul piano delle istituzioni politiche. Cioè, noi abbiamo visto nel 90 la rottura, diciamo, della guerra fredda con la caduta del muro, poi abbiamo avuto lo stupidissimo periodo di contentezza in cui era finita la storia e via dicendo, ed aveva vinto l'Occidente. E adesso ci troviamo invece di fronte a un collasso completamente, secondo me, non più aggiustabile delle strutture della democrazia che era stata fatta nella fine del secolo scorso, incentrata paradossalmente su questo, no? Cioè il mondo comunista e il mondo capitalista, semplifico. E segnalo che secondo me la storia di queste istituzioni democratiche è abbastanza irreversibile, sia lo vediamo diciamo, nella tendenza come adesso non si chiamano più, diciamo, dittatori, si chiamano, non so, autocrati, ecco, oggi si dice autocrati, se no si offendono i capi di vari governi, eccetera, però una tendenza al potere autocratico che è molto forte in Pronto? generale nel mondo, ma anche volevo riportare Sono ricordo, in una call. Dimmi rapidamente, in paesi come vabbè, diciamo, ti rispondo. occidentali come i nostri, Pronto? come una serie di istituzioni, vediamo a quelle che ci riguardano, la crisi dei partiti. Abbiamo sperimentato in questi ultimi 10 anni il liquefarsi di conseguenza del Parlamento, sia nella Camera alta che quella bassa, sia al Senato che alla Camera, perché i partiti non contano più, praticamente sono i membri espressi dai partiti sono profondamente delegittimati. Io non ho bisogno di raccontarvi le cronache di questi 10 anni, la crisi profonda di un'istituzione fondamentale che era il Premier, che era considerato primo inter pares,
e da 10 anni continua ad essere figura espressa non da forze oscure, ma figure espresse da patti più o meno politici, tutti fatti alla luce del sole, ma tutti con un segno: nessuno di loro è stato eletto a conclusione della crisi dei partiti. E secondo me noi adesso ci troviamo in Italia, così come sta succedendo, devo dire, in Germania per altri versi e in Francia per altri versi ancora e anche in Inghilterra, ci troviamo in una situazione in Italia in cui sempre più siamo sull'orlo di una deriva a questo punto presidenzialista che potrebbe esserci non peraltro per ratificare quello che la Presidenza della Repubblica ha già fatto in questi anni, cioè quello di essere diventato un elemento più che di garanzia, un elemento attivo e forse l'unico elemento che ha consolidato il paese e alcuni accordi politici nel corso delle crisi. Io credo che questa noi stiamo vivendo, a proposito di appunto contemporaneità e di storie che ci attraversano nella continuità, noi stiamo nella contemporaneità, noi stiamo nella coda lunga di un secolo breve, che alla faccia sua sarà stato breve, ma è lungo, come dire, lunghissimo nell'impatto che sta avendo. E credo che avremo davanti a noi un periodo di anni anche molto, molto, molto lunghi per smaltire tutto questo. Bene, un panorama che, come dire, è veramente quasi sconfortante, direi, però come lei giustamente ha detto, c'è un certo fascino, diciamo, no? Su tutto ciò che concerne la crisi, no? E quindi potremmo quasi fare una storia delle crisi, tutti i secoli sono poi attraversati, no? Dall'autunno del Rinascimento in poi, da questo sorgere e declinare. Noi speriamo di risorgere in qualche maniera. Abbiamo bisogno di nuove generazioni, abbiamo bisogno di nuove generazioni che abbiano il coraggio di immaginare un futuro possibile, un coraggio di cambiare, un po' come è stato appunto con i ventenni che un secolo fa hanno creato il Partito Comunista. Adesso probabilmente abbiamo bisogno di nuovi ventenni geniali che studiando nelle biblioteche delle università riescano a immaginare una via d'uscita per questo stato di declino. E questa situazione stagnante che effettivamente è stata ottimamente descritta. Quindi Questi ventenni avranno davanti a sé una grande occasione, voglio dire, una cosa ottimista alla fine di questo lungo disamina anche di difficoltà. Il Covid è stata la ratifica della crisi, del secolo scorso, ma è anche una strepitosa, e io sono convinta chi vivrà potrà vederlo, perché un problema adesso è questo. Ma dopo il Covid ci sarà un'esplosione pazzesca di possibilità e quindi io credo che la cosa importante da dire oggi agli studenti, pochi o molti che ci seguono, è che loro stanno vivendo sull'orlo di un baratro, ma che dentro questo baratro stanno nascendo cose nuovissime e che quando loro passeranno lì non sarà un baratro, ma sarà una situazione molto molto creativa e di fortissime potenzialità. Del bisogna resto, avere il prego. coraggio di fare questo salto oltre il Sì. baratro e magari appunto con le letture giuste che servono per poter governare il futuro. Grazie, ringraziamo Grazie a voi. Sì. coralmente gli ospiti e grazie veramente per questo pomeriggio bellissimo che ci avete regalato e in bocca al E lupo. speriamo anche di ospitarvi e io magari colgo l'occasione per chiedere sia, così li salutiamo con una loro breve battuta, Marcello Sorgi e Lucia Annunziata, si fa un gran dire della didattica a distanza, al momento è l'unica anche all'università possibile, però noi forse perché siamo in questo luogo che ci evoca insomma i nostri studi, il nostro stare nei laboratori, nelle biblioteche, ecco, lei vede ancora il tradizionale, nel senso l'aula, il docente, l'aula, ecco, così concludo. Concludo con un invito, immaginare anche di poter stare con noi all'Università di Foggia quando le circostanze lo consentiranno, anche per avervi ospiti in presenza. Ecco, in realtà una riflessione più ad ampio spettro sul senso, visto che stiamo parlando tanto di giovani generazioni, su un senso del sapere che si trasmette anche con l'empatia, con tutto ciò che può essere soltanto filtrato da un rapporto, diciamo, di presenza e non virtuale. Ecco, magari su questo ci congediamo e vi ospiteremo con molto piacere, anzi io colgo l'occasione anche di salutare la professoressa Chimenti che ha facilitato questa nostra conversazione con voi. Quindi solo una battuta conclusiva per congedarci, Marcello Sorgi e Lucia Annunziata.
Microfono? Sì, la sentiamo. Prego, sì, la sentiamo. Cosa succede? Ah, il dottor Sorgi ha il microfono disattivato, magari può iniziare lei, così le chiedo Sì, questa sua comincio io. conclusione. Va Sì, bene. prego, prego. Io dico semplicemente che non mi impegno a venire a Foggia È perché ho lontano. paura del fatto che quando tutti ci rincontreremo, e soprattutto se ci sono tanti studenti che sono così incredibilmente vivi e pieni di domande, forse non sarò in grado di. No, è un modo per dire che mi impegnerò a venire, che non è però un passaggio facile ritornare a vedersi fisicamente dopo il Covid. Persino io e Marcello che ci conosciamo non ci vediamo solo sul computer ormai da mesi, mesi e mesi. Grazie dell'invito, però. Grazie. Grazie. Allora, prego le Va conclusioni bene, all'autore, ovviamente. è una promessa allora, appena le circostanze lo consentiranno, con grande piacere, molto volentieri, e anche ovviamente su un tema diverso da questo del libro, che però mi pare che sia stato illustrato benissimo in questo pomeriggio di conversazione, che a me personalmente ha fatto un grandissimo piacere. Grazie, Grazie, grazie grazie davvero. veramente della generosità Grazie. ad entrambi. Grazie e buonasera. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.